oggi ho visto su. Meno di un quarto d'ora dopo si univano migliaia di altre macchine che procedevano nella stessa direzione, con inspiegabili rallentamenti alternati a momenti in cui il traffico diventava quasi frenetico. Si imbatterono nel primo temporale all'inizio della Merritt Parkway, quando non era ancora del tutto buio e le automobili avevano acceso soltanto le luci di posizione. Nelle corsie in direzione nord ce n'erano tre file e naturalmente molte di meno nel senso opposto. Si sentiva la pioggia crepitare sull'acciaio dei tetti delle macchine, il rumore uniforme delle ruote che sollevavano oggetti d'acqua, il fastidioso tic-tac dei tergicristalli. Sei sicuro di non essere stanco? Sicurissimo. Ogni tanto una fila di auto sorpassava le altre e a volte si aveva l'impressione di andare all'indietro. Avresti dovuto prendere la terza corsia, ci provo, non ora, c'è un pazzo dietro di noi. A ogni lampo, i visi emergevano dall'ombra delle altre auto, tutti con la stessa espressione tesa. Sigaretta? Sì, grazie. Quando guidava, Nancy gliele passava già accese. Radio, come vuoi. Ma Nancy dovette spegnerla subito, perché le scariche del temporale facevano crecchiare l'apparecchio. E non voleva nemmeno più la pena di parlare. Sarebbe stato faticoso, perché a causa del frastuono incessante bisognava alzare la voce. Pur tenendo lo sguardo fisso davanti a sé, Steve intravedeva nella penombra il profilo pallido di Nancy. Un paio di volte le chiese: a cosa pensi? A niente. Una volta Nancy aggiunse: e tu? Lui rispose: ai bambini. Ma non era vero. In realtà nemmeno lui pensava a niente di preciso. O meglio, gli dispiaceva di essere riuscito a infilarsi nella terza corsia, perché poi sarebbe stato difficile cambiarla senza che la moglie gliene domandasse la ragione. Di lì a poco, una volta usciti dalla parkway, ci sarebbero stati dei bar lungo la strada. Gli era mai capitato di andare ad accompagnare o a riprendere i figli senza fare più di una sosta per buttare giù un bicchierino? Solo una volta, ed erano passati 3 anni. Il giorno prima c'era stata con Nancy una terribile litigata, così che, tutti e due mortificati, avevano poi trasformato quel weekend in un secondo viaggio di nozze. Pare che abbiamo superato il temporale. Nancy spense i tergicristalli, ma poi dovette rimetterli in funzione per alcuni minuti, perché grosse gocce d'acqua, come isolate, si infrangevano ancora sul parabrezza. Hai freddo? No. L'aria si era rinfrescata. Con il gomito fuori dal finestrino, Steve sentiva il vento gonfiargli la manica della camicia. E tu? Per ora no, dopo metterò il soprabito. Perché di tanto in tanto sentivano il bisogno di scambiarsi frasi del genere? Forse per rassicurarsi a vicenda, ma di che cosa avevano paura? Prova ad accendere la radio ora che il temporale è passato. Trasmettevano musica. Nancy gli passò un'altra sigaretta e si abbandonò sul sedile, anche lei con una sigaretta accesa fra le labbra, soffiando il fumo verso l'alto. Bollettino speciale dell'Automobile Club del Connecticut. Ora erano nel Connecticut, da una 50 miglia da New London. Il weekend Labor Day ha accusato la sua prima vittima nel Connecticut, stasera alle 19.45, quando all'incrocio fra la strada numero 1 e la 118, a Darien, un'auto guidata da un certo McKillian di New York si è scontrata con un camion condotto da Robert Ostling. McKillian e il passeggero che era con lui, John Rowe, sono morti sul colpo. Incolume il conducente del camion. 10 minuti dopo, a 30 miglia dal luogo del sinistro, un'auto guidata da Steve spense la radio. Nancy aprì la bocca per dire qualche cosa, ma tacque. Forse si era accorta che probabilmente, senza rendersene conto, aveva rallentato. Alla fine Nancy mormorò: dopo Providence ci sarà meno traffico, fino a quando non rincontreremo quello proveniente da Boston. Le notizie non lo avevano particolarmente impressionato, non era spaventato, lo innervosiva piuttosto il rumore ossessivo delle ruote da tutte e due le parti.
così come i fari che ogni 100 metri gli si precipitavano contro. Inoltre aveva la sensazione di essere prigioniero del flusso, senza possibilità di fuggire né a destra né a sinistra e nemmeno di rallentare, dato che, come si vedeva nello specchietto retrovisore, un triplice rosario di fari gli seguiva a stretto contatto di paraurti. Sulla destra cominciavano a comparire le insegne a neon che con i distributori di benzina costituivano i soli segni di vita. Senza queste, la strada sarebbe parsa sospesa nell'infinito, circondata soltanto dalla notte e dal silenzio. Le città e i paesi erano nascosti più lontano, invisibili. Solo ogni tanto un vago odore rossastro nel cielo ne rivelava l'esistenza. L'unica realtà tangibile erano i ristoranti e i bar che ogni 5 o 10 miglia sbucavano dall'oscurità con le loro scritte rosse, verdi o blu, che reclamizzavano il nome di una birra o di un whisky. Ora si trovava nella fila di centro. C'era arrivato poco alla volta, senza che la moglie se ne accorgesse. All'improvviso, approfittando di un varco, si inserì nella prima corsia. Che fai? Stava per lasciarsi sfuggire il bar, la cui insegna neon diceva Little Cottage, ma fece in tempo a frenare, così bruscamente che l'auto che lo seguiva sbandò e si udì una scarica di imprecazioni. Il conducente gli mostrò perfino il pugno dal finestrino. Devo andare in bagno, disse con la voce più naturale possibile, fermandosi sul terrapieno. Tu non hai sete? No. Era capitato spesso che lei lo aspettasse in macchina. In un'altra auto parcheggiata di fronte a Biare c'era una coppietta. I due erano così strettamente avvinghiati che per un istante si domandò se non si trattasse di una persona sola.